Dobbiamo andare a livellare un po' i nostri tirannosaurini e nel frattempo andare nella zona che c'è dietro questo vulcano. Nella zona dietro questo vulcano, che si trova esattamente da quella parte là, in teoria dovremmo avere la nostra caverna con l'ultimo artefatto. Mamma mia, qua dove ho fatto sta base, guardate dove siamo, siamo praticamente al di sotto del vulcano ci siamo incastrati, maledizione, volevo solo farvi vedere sta base, ma vabbè, che poi non è neanche una cosa importante. Allora andiamo così. Qui dove ho fatto questa base, abbiamo già perso un tirà. Andiamo avanti. Avevo fatto questa base e poi non l'ho mai più costruita. Mamma mia. Qua era la prima volta che andavo al vulcano, infatti mamma mia. Quanti ricordi, com'ero paesato a quei tempi. Che sembra che loro vadano piano. Secondo me sembra, perché in realtà sono lenti nell'animazione, però vedendo noi tutto più piccolo. Sembra che vadano piano, però in realtà si muovono a una grande velocità. E poi un altro vantaggio barra svantaggio che possono avere è che loro comunque, adesso vi faccio vedere, consumano tantissima stamina. Ma che è qua? Oh, questo è cattivo. Lo spinosauro è cattivo. Lo spinosauro è cattivo. Ah, è finito così. Vabbè, sto dicendo, sembra che loro. Cioè, l'altro vantaggio barra svantaggio. Scusate, lo spinosauro mi ha distratto. È che loro sono sempre affamati. Perché adesso vi faccio vedere quanta. Vi faccio vedere quanto vigore hanno. Lui ad esempio ne ha 1007, ok, che comunque è tanto, e loro ogni passo che fanno comunque ne consumano a quantità industriali. Perché sto facendo questo ragionamento? Perché la barra della salute si rigenera più velocemente se tu stai mangiando. Quindi se tu hai, adesso io non so esattamente quale può essere la quantità, di rigenerazione, però. Mamma mia, qua. Abbiamo ucciso qualcuno, vabbè. Però io in realtà volevo solo distruggere gli altri. Però ora qua c'è un altro brontosauro, lì c'è un raptor alfa, ecco, quello ce lo possiamo mangiare e ci permette di salire un po'. Quindi lui, consumando il vigore, cosa succede? Che consuma anche, cioè rigenerando il vigore, lui come fa? Rigenera il vigore e consuma la barra, vedete, del cibo, consuma la barra del cibo. La barra del cibo viene saziata appunto col cibo che hai qui. Oh, oh. Di conseguenza, qual è il vantaggio? Che essendo sempre molto affamato, lui saziandosi rigenera anche tanta salute. Ok? Quindi se noi li teniamo, affamati, ok? Anche durante un combattimento magari, noi è vero, cioè noi consumiamo tanta energia. Dobbiamo soddisfare un fabbisogno di cibo molto alto, ma allo stesso tempo soddisfando questo fabbisogno ci permette di andare a recuperare un buon quantitativo di salute, ok? Però c'è, tra virgolette, anche un piccolo svantaggio. Abbiamo perso T-Rex.
Arrivano però si... Tra l'altro qua non possiamo neanche scendere. Ma girandomi aspettiamo anche l'ultimo, se no lo perdiamo completamente. Stavo dicendo, lo svantaggio, però beh, per il momento io non ne ho ancora, non mi sono trovato in difficoltà, però ancora siamo all'inizio, siamo ai primi passi. Lo svantaggio potrebbe essere che se noi non troviamo cibo o gente da uccidere nei paraggi e dobbiamo comunque insomma stare in movimento, ecco, quello potrebbe essere uno svantaggio, nel senso che questo non so se l'avevo preso, forse sì. Sì, l'avevo preso. Oh no, l'abbiamo perso ancora quell'altro, mannaggia. Eccolo che arriva, grande. Insomma, per chiudere questo discorso infinito, se ovviamente non c'è cibo nei paraggi, perché magari abbiamo ucciso tutti e di qua di là restiamo senza cibo, quindi senza fonte energetica, questi potrebbero comunque iniziare, perché ovviamente se loro restano senza cibo, ragazzi, loro incominciano a perdere salute fino a una loro morte, ok? Che non è una cosa bellissima. Dai, forse ho trovato l'ingresso della caverna. Eccola! Eccola! Allora, ci facciamo una piccola spedizione. Come sta il nostro Argentavis? Anche lui un pochino ferito. Anche lui un pochino ferito, però se la cava piuttosto bene ed è anche salito di livello. Va benissimo. Lo potenziamo, soprattutto la stamina, che dovremmo farci una bella svolazzata verso la base. Fermi tutti, neutrali che sono attaccate. Ok, equipaggiamo la torcia. Andiamo a vedere un attimino il passaggio, vediamo quanto sembra abbastanza grande in realtà. Allora, un raptor qua ci passa tranquillamente. Ora stiamo attenti. Ok, qua se cadi giù muori, qui questo è un problema. Questo è un problema. Dovremmo provare con i lupi. Io non so se un lupo ci passa qua sotto. Torniamo con dei lupi, dai. Dico la verità, non so se questa cosa può essere una cosa intelligente. Magari una grandissima cazzata. Trasportarli non ce la fa, è troppo pesante. Comunque questi non ce la fanno, cioè proprio non posso passare con niente. Devo fare delle criocapsule. Ragazzi, ho passato le ultime 3 ore a recuperare un Yutiranno e un rinoceronte per poi farli accoppiare e poter entrare nella caverna. Mi sono morti praticamente col primo stronzo di nemico che ho trovato, perché ovviamente non aveva la sella, erano di livello altissimo e niente. Vi dico una roba, a mali estremi estremi rimedi, proviamoci. Proviamo a entrare con un Rex. Ok, la caverna mi sento. Dai! No! Sono già morto. No! No! Ho capito, ma... No, ragazzi, ma scusate, ma che è sta stronzata? Ero appena entrato. Io spero che ci sia ancora la mia roba da recuperare, perché...
Ora dobbiamo evitare di farci prendere però. Trasferisci tutto. Vai. Riprendiamoci il pompa viola che dovrebbe fare molto più male. Ci passiamo. Cerchiamo di capire il rex qua. Qua ci passa. Vorrei capire dov'è. Qua ci sono gli Yeti che non so se. Ah no, sì, sono aggressivi. Porca vacca, livello 300. No, quello che ucciso è il pesce, non lo riesce. Raga, sta caverna però. Già me lo sono. Già, raga, me ne sono reso conto. Questa è la caverna più difficile. Ok. Allora, intanto qui i Rex ci stanno. Quindi questa zona iniziale possiamo. Questa zona iniziale ci, insomma, va bene, no? Ce la teniamo così e i Rex comunque tengono ripulita l'area. Ma non so perché lui si sta lamentando. Stronzi! Si facciamo tutti fuori. Se lui mi aiuta. Ah, sembra bloccato. Troppo grande però. Non lo sto uccidendo. Vai tu Rex. Io sto in mezzo a una strada. Deve pensarci lui ragazzi, intanto gli diamo da mangiare. Proviamo a curarlo il più possibile. Mi stendono il Rex così mi girano un po' le palle. Almeno lui è full vita. Quello là in fondo è full vita, dovrebbe riuscire a difendersi abbastanza bene. Anche se lo vedo un po' in difficoltà. Andiamo a dargli una mano. Li ho uccisi? No, c'è ancora uno. Dai, diamogli una mano. Sto congelando. Mamma mia. Perché l'acqua è freddissima, mi sa. Qua bisogna. Ah, i T-Rex stanno soffrendo perché l'acqua è fredda. Un attimo. Stanno soffrendo per via dell'acqua. No. Sei qua? Fermi. Seguite me e fermi tutti.
Fortunatamente i Rex recuperano la salute abbastanza velocemente. Loro aumentano il danno. Tu segui lui. Avanziamo ancora un pochino, poi mettiamo giù un falò. Guardi che livello sono questi. Andiamo, 265. Porca vacca. Aiuto, non mi muoiono. Ma come hanno livellato questi? Hanno livellato tantissimo. Ok, no, aiuti, vabbè. Questi sono pericolosi. Questi sono pericolosi. Merda! Cazzo! No, vabbè, raga. Io spero che i miei lupi abbiano vinto lo scontro. Sai che mi sono morti malamente, ragazzi. Non lo so, non lo so, io qua la vedo davvero brutta sta caverna, ragazzi. Per forza. Devo già mettere un fuoco. Non so. Ok, un pochino mi aiuta, però bisogna entrare con la legna qua. Io vorrei andare avanti, raga, tantissimo, però. Questi sono incazzati neri. Lupi, ce ne sono anche pochi. Ah. Lui non ci passa, vero? Ah no, ci passa. Qui ci passa. Ok. Sono tutti fermi. Fatemi giusto dare un'occhiata qua. Questi lupi non sono miei, vero? No. Troppo bello per essere vero. Voglio giusto vedere qui che c'è da questa parte. Solo un'occhiata. Da questa parte voglio solo vedere com'è la situazione qua sotto. Sembra tranquilla, in realtà non è che riesce. Come cavolo si fa ad avanzare qua? Cioè dovrei tipo buttarmi giù. C'è un passaggio qua sotto. Però
i Rex ci passano. I Rex ci passano. Un po' fatica. Un po' fatica, però ci passa abbastanza. Ah, facciamo giusto una piccola escursione. No, niente, si è bloccato. No. Vabbè che lo posso ritirare con le criocapsule, Però qua... Ah no, qua ci sale, ok. Che abbiamo altri Yeti. Orsi polari. Altro orsi polari. Ci mettiamo qua il falò. E quelli che arrivano. Devo dire che raga, se la cava bene. La cava discretamente bene. Ok, mamma mia, tra un po' finisco la carne. Recupera in fretta, perché recupera in fretta, però allora, vediamo un attimo i livelli. Vediamo che abbiamo 260. Dai, insomma, vabbè, proviamoci. Proviamoci. Cacchio, vi devo dire. Andiamo a... Non... Dico che non attaccano. Cioè, se sono sul T-Rex non attaccano. È una roba normale. Vedete che comunque poi dipende anche dal tipo di animale, perché i lupi 260 al T-Rex li fanno una pippa, mentre invece gli orsi 260 iniziano ad essere abbastanza impegnativi. Il problema è che per recuperare la salute questi sono abbastanza tosti. 270, 225. Proviamoci. La cosa positiva è che lui sembrerebbe che con i morsi riesce a tenerseli ben a distanza. E loro vedete che essendo grande, loro vorrebbero avvicinarsi, però non riescono, in qualche modo lui riesce a tenerli a bada. Comunque qua dentro, mamma mia, ho livellato di 3.
Non so neanche un po' la salute, ma il danno ce l'ha. Il danno ce l'ha. Solo che qui io sto di nuovo nuovamente morendo congelato. No, sono ritornato indietro, ho sbagliato. Devo andare qua dentro, credo. Solo che qua lui qua non passa. Ma vediamo se ci passa, ragazzi. Qua lui si blocca, però se io... Dove sono le criocapsule? Ah, le avevo lasciate fuori. Porca vacca. Ok, lupo. Niente. Va bene, dai. Niente, ragazzi, direi torniamo un attimo indietro, ci organizziamo meglio. E... se riesco a... se riesco anche a dare una... No, si è bloccato. No, raga, qua. Forse passando l'andata ce la faceva. Ma il retro fa fatica. Devo venire a prenderlo con le criocapsule, serve un dinosauro più piccolo comunque. Serve... dobbiamo addomesticare un tiranno, perché far tutta la caverna così con lui magari ce la fa anche tranquillamente, eh. Oltre al fatto che... Okay. No, devo tornare indietro a prendere le criocapsule, porca vacca. Livello alto, eh? Il mio lupetto qua c'ha quasi rimesso le penne. Sono arrivato giusto in tempo. Ok, riprendiamo tutto. Dai. What the fuck? Perché? Ah, ok. Ok, questa cosa qua, però siamo troppo pesanti ora. Non possiamo muoverci. Che smaronamento. Mettiamo via tutta la roba inutile. La carne io la vorrei tenere. No, ho buttato via una criocapsula. Ho buttato via una criocapsula con... eccola qua. Allora, prepariamoci. Ok, qua c'è il rap... No, qua c'è il T-Rex. Ok. Questo qua era l'ostacolo che non riusciva a superare, se non ricordo male. Qui dovrebbe... dovrebbe passarci. Oh, guarda che è uscito. Pezzo di merda.
guardali, guardali. Fammi maledetto. Appena in tempo. Appena in tempo. No. Sono un primitivo. Primitivo no. Questo mi sembra un buon punto dove... Questo mi sembra un buon punto dove piazzare i falò. Sento dei rumori strani però. Ma ora qua fa ancora più freddo. Qua non bastano più due fuochi, qua ne servono tre. Ho due fuochi accesi più la torcia in mano, ecco, comunque ho freddo. Ok, possiamo proseguire. Qua alla fine devo tornare indietro, sto andando sempre più avanti. Ah, no, maledizione. Dobbiamo avanzare con calma, buttiamo via anche sta roba. Tra un po' mi sa che dobbiamo ritornare indietro, preparare altri falò da portare sotto. Non ci passa. Ah no, si è. Ci passa o no? Non capisco. Sì, ci passa. Ok. Qua però c'è tanta gente, ragazzi. Qua. Qua c'è tanta gente, che livello sono? Dai, proviamoci, male che vada... Male che vada moriamo, che cazzo devo farci. Sulla sella, sulla sella! Dai, questi escono dal terreno, raga. Escono dal terreno appena... Escono dal terreno, capito? Finché sono sul dinosauro, stanno sotto. Appena tocco, metto i piedi per terra, questi escono fuori. Ma ho capito qual è il problema. E niente, serve un dinosauro più piccolo che ci permette di muoverci più serenamente. Ok ragazzi, questa volta davvero vediamo se il mio tirannosauro è ancora vivo. E direi che ci salutiamo. Oh, cazzo, mangia però. Ma perché? Vabbè. Mi sono cagato addosso! Tantissimo! Ma scusa, ma non me li avevo uccisi quindi? Non me li avevo uccisi! Quindi in sostanza questi piccoletti bastardi ignorano il T-Rex e il T-Rex ignora loro. A meno che appunto non ci sono io. Quindi mo questi qua saranno ritornati nuovamente sottoterra. E io sarò adesso verrò nuovamente attaccato e morirò nuovamente, quindi perderò nuovamente tutto. Ok, il mio tirannosauro è stato ucciso. Mi fa piacere saperlo. Direi ragazzi che è giunto proprio il momento di andarcene via. Ci salutiamo qui, tenete a mente questo posto, il T-Rex è sceso giù e niente, è stato praticamente massacrato. Tenete a mente questo posto perché proveremo a continueremo l'avventura. Questa qua l'armatura è tutta rotta. Non c'è un'armatura integra.
continueremo l'armatura, sì, l'avventura proprio da questo punto. Adesso stavo pensando di fare un'altra cagata delle mie, cioè provare a entrare con un Argentavis e volare. Chissà se questi mi attaccano ugualmente. Comunque ci salutiamo qua, io spero che il video vi sia piaciuto, come sempre se siete iscritti al canale basta un semplice mi piace e un'iscrizione e ci vediamo alla prossima. Bella, ciao ciao.